Daniele che viene da? Da Bivio Pratore, da Salerno, Bellizzi, pizzeria Ociore. Ok, pizzeria Ociore, una pizzeria nuova, di nuova concezione, di nuova apertura specialmente. Daniele, che pizza hai portato? Abbiamo portato una pizza con il datterino giallo in succo, fior di latte, in uscita andiamo a mettere un fiore di zucca, una lonza di maiolino nero casertano e un formaggio di capra stagionato 8 mesi in noci. Ok, procedi con la stesura. Ancora una volta abbiamo un concetto di pizza totalmente diverso, un concetto di pizza ragionato da parte di Daniele, che quasi fa un piatto di cucina. Daniele, questa è una pizza che hai a menù? Tra poco sì, tra poco abbiamo a menù, nel menù estivo abbiamo questa pizza. Ok, quindi Daniele ragiona anche su quello che può fare nel suo locale. Daniele, per questo evento che impasto hai portato? Ho portato un impasto con un fermento al 30%. Okay, perfetto, perfetto. Adesso vediamo Daniele nella composizione del piatto. Utilizziamo questo pomodoro che vorrei farvi notare ha un colore stupendo. Fior di latte. Perfettamente. Ancora una volta riusciamo a ragionare ancora su una pizza. Quindi riusciamo ad elaborare quello che è un piatto così semplice come la pizza e farlo diventare quasi un piatto di cucina. Adesso faccio un po' da assistente a Daniele. Perfetto. Mentre Danielino la inforna, oggi ha un fornaio... Speciale, un fornaio, un amico fornaio. Daniele, da quanto tempo hai aperto la tua attività? Sono 7 mesi. Adesso possiamo vedere ancora una pizza, oltre che ragionata e costruita, una pizza di stagione. Ok, la pizza di Daniele è uscita. Forbice, come da buon contemporaneo. Contemporaneo è un termine che a me va un po' stretto di giacca. Come viene completata? Daniele, dopo. Mettiamo il fiore di zucca, mettiamo la lonza e infine il formaggio di capra. Il fiore di zucca che in questo caso viene utilizzato crudo. Il 99% dei vegetali hanno tutte le proprietà nutrizionali se mangiati crudi. Questo è un altro parametro molto importante. Adesso hanno una piccola, tra virgolette, diciamo scambio termico, perché la pizza esce a circa 90 gradi al cuore, quindi un pochettino di calore lo prende. Fiori di zucca, la lonza, che è un salume bello generoso di grasso. Perfetto. Vai. Perfetto. Adesso ci mettiamo il formaggio. Pizza molto molto elaborata, molto bella. Bei colori, molto bella. Vai, un po' di basilico che non manca mai. Molto bella, io farei un applauso a Daniele, veramente, perché ha fatto una bellissima creazione. Bravo, bravo. Bella, bella. Ragazzi, la facciamo vedere qualche secondo, adesso ve la facciamo anche provare. Ricordiamo il Daniele con la pizzeria Ociore, sì. Quindi la potete mangiare tra un po' là. A Bellizzi, a Bivio Pratore.